Ma io ti dico pure chiaro, io non ancora ero nel corso del vitalizio, io non avevo la pensione, 10 giorni mancavo, e per 10 giorni mi sguardavo. Ah, lì, il 14 dicembre, no? Sì, eh sì, perché se si votava la 28 come era in programma, il 28 di marzo, io per 10 giorni non pigliavo la pensione, hai capito? Io se ho 63 anni, ti sto chiedendo, vado a lavorare io. In Italia non ho mai lavorato, che bel lavoro vado a fare? Ti spiego. Io penso anche per i cazzi miei, io ho pensato anche ai cazzi miei, a me ne frega perché ti chiedo, penso anche ai cazzi suoi, mica pensa a me. Perciò, batti un po' con le cazze tu, non rompere i coglioni più, e andiamo avanti così anche tu ti manca un anno. Bene, meno di un anno e entra il vitalizio, che cazzo te le fotte, tanti questi sono tutti malviventi, questi pensano solo i cazzi loro, a te non ti pensa nessuno, te lo dico io, per amico, te lo dico da amico, e questo se ti posso rincuorare senza vasellina nemmeno. Amico caro, amico caro. Ti ha fatto paura E un rivederlo, po' sì, mi ha un po' impressionato perché ha detto no? Fa delle cose caccare molto. addosso, Eh eh? sì, no. Ti eri dimenticato da dove eravamo partiti, Sì, eh? un po' Ma sì. già io lì ci avevo visto lungo, amico caro, No, quando dicevo vabbè. che era tutta malvivenza. No, ma non è tutta Conosci il malvivenza. detto latino, no? Il Quale? capitano Nemo se ne approfitta in patria. Nemo profeta in patria, signore. Vabbè, ma non mi rompere un cazzo. Quelli nel comune di Roma. Un po', ma no, però. Hai preso l'applauso, Ma fatelo. no, 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 sì. No, ma Fatti un applauso, no, cazzo, no, 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 aumenta il cachet, non rompere un no, no, cazzo. la prego, non butti È tutto. vero, no? Fidati di me, fidati. Fate una risata a cazzo, così ti aumento il No, 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 cachet. no, non si fa Quelli così, nel no. comune di Roma facevano la coi CD-ROM. Con i rom. Perché non ti Ma una cosa dedichi a quelli che hanno dei problemi ai bronchi senza partita IVA? Chi sono che i bronchi? I tossicodipendenti. No, tossicodipendente, ma è una Dici cosa brutta. che le vuoi No, aiutare. non si può Fatti fare. una cooperativa tutta No. tua dove i soci sono tutti spacciatori. No, ma no, non Fanno si finta può. di aiutare i tossicodipendenti, ma ci rivendono la Tossicodipendente. droga. Non è Costruisciti brutto. una galleria in giardino. Una galleria. Ci metti i tossicodipendenti. Sì, ma è una Vai galleria. dal comune e ci dici che vuoi far uscire dal tunnel sti drogati del No, ma il cazzo. tunnel è un modo di Ti dire il fai tunnel. la Sì, ma crana, non si può come fare. diceva quel cantante rap pieno di capelli, Chi? capo di cazzo, come si chiama? Caparezza, Ti fai la grana Caparezza. col tunnel del tossicodipendente. No, Ah, ti fai la grana. no, no. Adesso fammi una domanda su Sì. Roma, che ieri ho scoperto che è la capitale. Ieri, vabbè. Va bene, buonasera, buonasera senatore Razzi. Parliamo di quello che sta succedendo a Roma, no? Mafia, boss, intrecci della politica. Sembra il padrino di Puzo. Un po' me ne ero accorto, No, perché c'è molto, Io sono stato anche zitto, Però forse, Però ho fatto l'omerdoso, però che Omertoso, un pochino omertoso. tu puzzi me ne ero accorto, No, allora no, no, io non puzzo, No, non ma è in non ti questo. preoccupare, c'è il mio No. genero che prepara profumi Sì. al sapore di pelo di cinghiale bagnato di No, no, muschio. no, no, comunque. Oppure se vuoi una fragranza più No, ma non femminile, stiamo. c'è il sandalo di nigeriana su Guardi, strada. lasci, veramente, posso. Ti fa un No. prezzo buono, Sì, sia ma mia no. genero che la Ecco, ma nigeriana. non mi interessa, Io mi non. ricordo che quando ero emigrato in Ma non Svizzera, che ci. ero sempre in giro col camion, avevo Sì. messo questo odorante al profumo di pino. Profumo di pino, Anche va. perché era un Sì. pino marittimo vero di 18 metri e Ah, mezzo. nel camion. Come odore era buono. Sì. Peccato che i rami non vedevo la strada, ho fatto 7 frontali ancora prima Perfetto. di uscire No, dal però, parcheggio. senta, allora, questa vicenda che sconvolge Roma, per questa vicenda la magistratura ha preso anche dei NAR. Ma questo lo capisco. No, Io però. la prendo sempre anch'io. Cosa lo Contro prende? le logorie della vita moderna, fatti un NAR. No, quello è il CINAR, è un'altra Ne bevo cosa. 3 o 4 litri dopo ogni pranzo per Sì, ma seccerire. ci può non Che raccontare anche mi tutte le. agevolano il sonno, perché quando ho sonno in senato e parla crasso, meglio che Ecco, tormo. perfetto, però i NAR sono terroristi di destra infiltrati nella Magliana. Ah, questo non credo. Sì, no, no, tutti i No, giornali anche hanno perché se la riportato. maglia dell'ana la lavi male si infeltra. È No, colpa non di è la tua maglia moglie che ha della. sbagliato la lavatrice. No, ma La non è la. maglia dell'ana è bella, Ma non eh. è la maglia Però della. quando fa freddo io consiglio di mettere direttamente la pecora sotto la Sì, camicia, ma che che. ti dà tanto calore anche in senso di affetto. Sì. Ci siamo capiti, No, no? no, 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 allora, no, la prego. No, no, è un tema serio. È un tema È un serio. mostro, è un mostro, ragazzi.
La Magliana, la Magliana è la famosa banda. Ah, no? La banda è bella. Beh, no, no. Passa sempre no. alla domenica mattina delle feste del Santo Patrono. Ma non è quella banda. Che io no? ci butto sempre l'olio bollente dalla finestra perché mi svegliano. No, la prego. Tanto poi dico che sono entrati i rom, che sono state loro. No, ma non l'olio. Si fa. Comunque, possiamo, guardi, lasciamo perdere. Cambiamo argomento. Parliamo di ecologia. Domenica c'è stata una vittoria di tutti gli ambientalisti italiani a Vico Equense. Stiamo ovviamente parlando, no, dell'ecologia. Mostro. Ostro, ostro, ostro. Cosa fa? L'eco di mostro. Ma no, è colpa mia. Cambiamo argomento. Allora, guardi, parliamo di economia? Nomia. No, nomia. E basta con l'eco, con economia. Intendevo, guardi, parliamo di Ilva. Ah, quanto mi piace. Pure se c'è il pelo rosso, mi piace. Ma chi? Milva. Ma non è Milva. A me Milva piace che c'avevo tutti 33 giri e 3. Ma non è Milva. E mi ricordo che una volta nella mia amata Svizzera, Tammy Grant, mi sta staccando lo baffolo, è venuta a cantare. Vabbè, e non... me lo ricordo bene perché era quella volta che era un'occasione speciale, infatti avevo tolto le frattaglie dalla dita dei piedi. Oh, no, chi... allora, senatore, intanto non è Milva, è Ilva, Ilva. Ah, pure Ilva Zernic mi piace. Ma non è... No, guarda, è l'Ilva di Taranto. No, credo che sia... No, non era il corvo del Gonchio. No. No, era l'Aquila, l'Aquila. Corvo Aquila, tutta malvivenza, noi lo catturiamo con le trappole. L'impianto degli acciai. Ah, questo non ce l'ho. Cosa? Non, come? Il rimpianto degli acciai. Anche non perché è il io a casa c'ho il Fritz. Ma voi non pensate che questo buco nell'azoto è vero? Me la metto. Nello zono. Me l'ha detto a mio cognato che di clima se ne intende perché c'ha una sciatica. Sì, ma non ci, guardi, non ci interessa. Che tempo fuori te lo dice preciso. Sì, ma non ci interessa. Eppure è che la sciatica è falsa, l'Inps però ci crede, ci dà i soldi. Perfetto. Quindi era come vera. Sì, va bene, però io parlavo delle acciaierie. Se vuole parliamo anche di Terni. No, meglio di no. Perché? Sono sfortunato. Che c'è? Cosa c'entra? Lo dico sempre a mia suocera di morire, così mi dà dei numeri. No, ma no, figurati se quella mi fa un favore. Ma anche ci mancherebbe, non le chiedo mai niente. Non è che una volta credevo che era morta, ecco, ma non pallida, e io mi sono giocato tutti i suoi numeri. Ma 45 guarda, le scarpe, 3 i denti d'oro, 64 i nei pelosi. Ma lasci, guardi, lasci stare. Poi si è risvegliata mentre cercavo di portarle via la fede, perché io volevo venderla per regalare l'autorati a mia moglie. Allora, e infatti non ho vinto. Senta, però no, deve essere serio, perché le acciaierie sono una risorsa importante per il paese. Sono anche posti di lavoro che... No, ma guarda, amico no, caro, ma no, ma... te lo dico con l'eco. No, ma... Fatte! Fatte! Li cazzi! Li cazzi! Vabbè. Tua! Tua! Addirittura! Amico caro, amico caro, amico caro. La disoccupazione è un problema serio, la disoccupazione. Cosa? I disoccupati. Cosa hai detto? Gli operai perdono il lavoro. Ma che te ne fotte a te se gli operai perdono il lavoro? No, poverini. Ricordate, amico caro, che ogni volta che vengono licenziati degli operai c'è un padrone che si sta facendo la popopopocrania. L'ho capito, ma non è vero. Sofferenza cotere. Sì, lo so. Sofferenza cotere. Tu vuoi soffrire senza lavoro o cotere con tanta crana? No, ma io vorrei che soffrissero di meno, no? Un po' ma che cazzo te crede di essere? No, Gesù? Ma... No, vai, no! Vai, no, parla 10 minuti, fai un monologo di 10 minuti, vai. No, ma no, no. Moltiplici... Cacisto, no, cazzo, dai, no, vai. No, no, allora, no. Ti no. piace Gesù? Ma no, che... Usalo. Ma... Se ti piace Gesù, ma usalo. Ma fai usa. Il cardinale. No, no. Che quella ti fai la crana, no, 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 non si può, guarda, è un argomento... Tu fai il cardinale, popò. No, 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 non metto... Nulla ti mancherà. Lasci sta. Fai la crana, popò. No, non lo voglio. E ora fammi una domanda di Renzi, che ieri l'ho visto nudo nella sauna del Senato, vai. Renzi, va bene. Allora, senatore Razzi, Renzi ha nominato un nuovo consigliere, Andrea Guerra, che prima svolgeva un ruolo chiave in Luxottica, la D. Ah, mi dispiace che te ne vai. Ma cosa? Ma no. Non lasciamoci così. Come? Con una D. Ma non è AD. Allora, Andrea Guerra è un amministratore delegato di Luxottica, l'azienda di occhiali che controlla anche Ray-Ban. Non lo sapevo questo. Sì, no, no. Questo non lo sapevo, perché in Abruzzo c'è un problema di antenna, prendo Rai 1, Rai 2, ma Ray-Ban no. Ma non è la Ray-Ban. L'antenna non prende quando c'è la tempesta. Ma sì, ma non e infatti che i miei nipotini ci rimando sul tetto per tenerla ferma. Sì, poi, allora ci sono i fulmini, è pericoloso. Lo dico. No, anche perché io dico ai bambini che sono fuochi d'artificio, ma è pericoloso. Così loro quando rimangono fulminati pensano che sia divertimento. Ecco, ma lasci stare. E così io mi guardo le tette di Barbara D'Urso. Ma sono cose sue, non ci interessa. Che come giornalista preferisco la Gabanelli, che è piatta. Sì, vabbè, senta, senatore, lasciamo la politica. Passiamo invece a un argomento, come dire, più light. Quello di Capra.
Cosa? Il light da capra. Ma che light? Anche non perché il latte. C'ho la colite, allora il light da mucca non lo posso bere tanto. No, anche non perché non è come una volta che nella mia amata Svizzera che mi attaccavo direttamente alla zizza della mucca. Lasci stare, non ci dica. Prima però facevo la dichiarazione e mi presentava al padre. No, allora senta. Light vuol dire più leggero. Infatti, guardi, parliamo di TV, di Agon Channel. Oh, naturalmente se lei è assente. Come si fa? Cosa? Se sono assente ti mando un M-Mens. Ma no, assente con telefonino. Lei... Ma la... Ci scriviamo con una chiatta. Ma chat, io ogni tanto vi scrivo con qualche bella chiattona. No, ma guardi, parliamo. Che schifo. Parliamo normalmente, basta che riusciamo a parlare. Guardi, facciamo così. Volevo da lei rapidamente un commento sul forfè di Beppe Grillo. Questo credo che sia normale. Cosa è normale? Quando c'hai tanti capelli in testa, io penso che è questione di anni. No, col capello lungo capita che magari a tavola ti gratti con la forchetta, allora scende la forfè. Ma la forfè è una cosa bella, meno che non c'hai davanti il Pandoro, che allora li scomponde con lo zucchero. No, ma senta, allora, il Movimento 5 Stelle, no, ma veramente, è lui. È l'unico non movimento. Non possiamo scrivere queste cose qua, è terrificante. Vabbè. Allora, il Movimento 5 Stelle è l'unico movimento che io abbasso la è fuori da tutte le inchieste. Il Movimento 5 Amico Stelle caro, rimborsi elettorali. Culo prima di dirti le cazzi tu o dopo? No, ma è perché il 5 Stelle ridanno i rimborsi elettorali. Era solo... Cosa fanno i 5 Stelle? Ridanno i rimborsi elettorali, rinunciano ai rimborsi elettorali. Amico era caro, è per questo che ti mandava a fanculo. Ah, ho capito. Restituire i rimborsi elettorali è il peggior crimine che un essere umano possa commettere. No, è vero, una cosa. È un'aberrazione, è un comportamento decisamente contro natura, è demagogia mascherata da becero altruismo. Come diceva Aristotele, ricordati che i demagoghi sono adulatori del popolo. Perché il trionfo della demagogia è momentaneo, ma le rovine sono eterne. Non la riconosco, ha detto. È che quando sento parlare di rimborsi elettorali divento Umberto Eco.